Space. Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, The Gamer 800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Just Cause 3 DLC Terra Mech Land Assault. Sì ragazzi, siamo nella seconda DLC, non più nella prima di Just Cause 3. E siamo qui ragazzi, in questa nuova isola che si è sbloccata solo con la seconda DLC. Perché da quando ho installato praticamente tutte e tre le DLC, la prima, la seconda e la terza, sono uscite. A parte questa qui ragazzi, l'elivenevolo della Eden che abbiamo affrontato nella prima DLC, è apparsa anche quest'isola qui. E poi della terza DLC invece è apparsa questa zona qui, che non abbiamo ancora toccato, perché l'andremo a vedere ovviamente nella terza DLC. Ora ragazzi, stiamo affrontando la seconda DLC, Mech Land Assault appunto. E qui ragazzi possiamo, con il lancio ribelle, vediamo se abbiamo qualche vediamo segnalatore, se ce l'abbiamo, possiamo richiedere il mech, credo. No, deposito di armi bloccato, deposito di armi bloccato. Quindi ragazzi, prima di usare il mech dobbiamo dobbiamo sbloccare alcuni, oltre ai mech dobbiamo sbloccare anche la missione ragazzi, che è questa qui, assalto all'alveare. Dobbiamo praticamente liberare tutta questa zona qui ragazzi, tutta. Quindi ci dobbiamo mettere all'opera ragazzi, iniziare a conquistare. Allora io direi ragazzi di fare una bella cosa, andare a vedere dove dobbiamo liberare. Allora, abbiamo la tutelare tra l'altro, e quindi ce ne possiamo tranquillamente andare. Vediamo, andiamo in questa direzione. Quindi raga, utilizziamo la tutelare. Oh mamma mia raga, che bello utilizzare la tutelare. Comunque, qua ci sono ancora i droni ragazzi, che qua li fanno parte della Eden. Dobbiamo essere in gamba adesso. Ok, dobbiamo schivare pure i razzi, ragazzi, dei droni, appunto. Ok, facciamo un po' così, utilizziamo questi. Ok, possiamo far saltare tutti in aria. Mamma mia, raga, che cazzo di guerra che si sta scatenando. Purtroppo sono tantissimi i droni, sono tantissimi. Allora. Ok. Dobbiamo schivare sempre i missili, non è veramente facile, raga. Qua diventa ogni volta più difficile, ogni volta che esce una DLC una cosa. Vedete che cazzo lanciano lì, non so che cazzo è stato, ragazzi. Spariamo a questa qui del gas, ragazzi, facciamo saltare questa qui del gas. C'è ancora parecchio da fare. E merda, siamo morti ragazzi, purtroppo. Non lo so com'è possibile, non so che cosa sia successo. Comunque qua tanto, quando non è che non perdiamo i progressi quando moriamo, purtroppo non me ne sono neanche accorto, non so neanche cosa sia successo. Non c'è stata nessuna esplosione, è morto così. Ma vabbè raga, succede, non mi incazzo mica per questo. Comunque, per farvi capire ragazzi che è veramente difficile, senza il mech difficilmente riusciremo a fare tutto. Allora no, merda, abbiamo perso i progressi minimo. Non me lo dire, non me lo dire che abbiamo perso i progressi. Allora, io direi di mettere qui ragazzi queste bombe adesive, far scoppiare il robot, che quello è un bastardo maledetto. Abbiamo il lanciarazzi? No, non ce l'abbiamo. Abbiamo questo qua, invece no. Vedete, c'è anche il segno della Eden ragazzi, della Eden Corporation, questo qui è il segnale della Eden Corporation, quindi in realtà è un'isola abbandonata della Eden Corporation, questa qui. Generatore, abbiamo distrutto un generatore ragazzi, senza che ce ne siamo accorti. Comunque dobbiamo distruggere sempre le stesse cose più o meno, come quando distruggevamo le cose di Ravello, tralicce di sorveglianza, roba varia. Quei bastardi dei droni ragazzi, evidentemente prima mi hanno sparato senza che io me ne accorgessi. Ok, questo tralicce è scoppiato? No, non vuole ancora scoppiare ragazzi, mi sa. Ok, ho visto l'altra cosa da distruggere. Ok, controlli della centrale anche. Adesso manca solamente quel traliccio lì che non vuole scoppiare. Adesso ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, adesso c'è la fase in cui diciamo si blocca tutto. 2 su 5 insediamenti liberati ragazzi.
Ok, allora, vedete, stazione Denkor, noi avevamo sbloccato solo questa e adesso ci siamo. Poi ragazzi, c'è un'altra grossa, proprio grande grande qui. Quindi, andiamoci di qua. Non è neanche troppo lontano. Che poi, cioè, raga, è strano, quest'isola non esisteva neanche all'inizio del gioco. Adesso ce la mettono così all'improvviso, cioè, piazzata qui. Manco esiste, cioè, raga, roba da pazzi. Ok. Cioè, a me piace che ci mettono nuove isole, a me piacciono un casino le isole, i giochi. Quindi non può che farmi piacere, però non me lo sarei mai aspettato, diciamo. Ok, distruggiamo le cose già da lontano, ragazzi. Già le riesco a vedere le cose giganti. Oddio, raga, che cazzo ho causato? Un'esplosione atomica? Oddio, raga, che cazzo ho combinato? Allora, qua ci sono sempre i tralicci, roba varia. Ok, potremmo anche morire, raga, diverse volte, perché non è che sia facile, qui. Ok. Qualcosa sta ancora esplodendo. Router di ridondanza del segnale lo abbiamo distrutto, raga. Ok, spariamo qui, proviamoci. Ok, qui è scoppiato qui tutto. Sento qualcuno che mi sta sparando insistentemente, ragazzi. Non riesco a capire chi sia. Comunque, ah, qua ci sono i generatori della corrente, ragazzi, quindi li dobbiamo togliere di mezzo. Fatti, distrutti. Ok, siamo vicini. Non è molto difficile, ragazzi, conquistare. Non è tanto difficile. Allora, qui, ragazzi, vedo un'altra cosa rossa. E deve essere un altro di quelle palle che scoppiano e fanno la bomba atomica. Guardate, il serbatoio sferico. Qui dentro credo ci sia qualcosa invece. Possiamo anche controllare sulla mappa, ragazzi, dove sono i vari così da conquistare, e alcuni sono proprio sotto di me. Vediamo. Se credo. Ah, ci sono i mech, raga, qui. E vai, ci sono i mech, non lo sapevo. Questa è un'altra arma, ragazzi. Questo è diverso, però ha sempre questa cosa qui, quindi possiamo utilizzare anche i mech, per fortuna. Ah, no, mi sa che devo fare col grip. Sì, devo usare il grip. Qui devo distruggere questi qui, ragazzi. Stazione di ricarica per mech. Una nuova cosa che non abbiamo mai visto. Ok, qui è la stazione di ricarica per mech. Qua c'è un altro di questo. Facciamo scoppiare tutto. Vediamo qua. Ah, ok, dobbiamo andare da un'altra zona. Vediamo, mettiamo un attimo la mappa. In questa direzione dobbiamo andare. Ok, così mi so orientare meglio. Allora, raga, vediamo di qua. Cerchiamo di non combinare casini. Ah, cosa? Può anche saltare? Raga, può anche saltare, vedete, con cerchio. Può anche saltare, va su tutti i terreni, spezza gli alberi. Cioè, raga, è una cosa assurda. Qui non può andare, ovviamente, perché. Ok, togliamo tutto, raga, e ci passiamo attraverso qui. Allora, qua dobbiamo usare il grip. Raga, utilizziamo il grip qui. Utilizziamo e facciamo scoppiare tutta questa roba. Stazione di ricarica per me. Maledetto, sto maledetto. Mi sa che me lo stanno danneggiando per bene, raga, sti maledetti. Dove cazzo mi stanno sparando? Là, ce ne sono degli altri, comunque. Sta calando un po' il framerate, raga. Non so se a voi vi risulta. Purtroppo. Oddio, guarda, guarda che cazzo stanno combinando. Ok, ragazzi, distrutto. Però qua c'è ancora roba da fare, da distruggere. Fammi controllare. Sei proprio alla mia destra. Ah, ecco. Questo qui deve essere. Oddio, chi è che ha buttato quelle cose per aria? Le catene gigantesche, raga, una specie. No, l'ancora. Era l'ancora della nave. Vediamo dove altro devo andare. Dove devo andare a distruggere? Mi sa di qua. Sì, trasformato, ragazzi, mi sa che anche qua abbiamo fatto. Sì, ragazzi, adesso si ferma il tutto, come fa sempre. Ok, mech con cannone automatico. Quindi abbiamo sbloccato questo mech, ragazzi, adesso. Ok, continua. Arena Mech, Nebbio Sud, 3 su 5 insediamenti liberati. Quindi, raga, ok, ci siamo. È un po' danneggiato, ma ci prendiamo magari un altro mech, ora vediamo. Ma magari con la tutelare ci arriviamo prima, quindi non ci conviene. L'Arena Mech, ragazzi, è una sfida, quindi poi magari la potremo fare anche in futuro. Poi, ragazzi, vediamo, qua ce ne sono 5, quindi altri due non li abbiamo ancora scoperti dove sono. Io penso che uno sarebbe questa e un'altra questa, di sicuro, quindi. Lasciamo il mech, che poi è anche un po' distrutto. Usiamo un po' il rampino e poi usiamo la tuta. Ok,
Alare, ragazzi, che dobbiamo usare un po' il tutto. Bello che le DLC si intersecano, cioè che possiamo utilizzare la tuta alare, mentre ci sono i mech e tutto il resto. Qua distruggiamo questo. Molto molto bello, ragazzi, sta cosa. Hanno aggiunto un casino di roba. Posso distruggere le cose con la tuta alare. Cioè, ragazzi, è una cosa. Poi quest'altra nuova arma. Ogni DLC c'è una cosa nuova. Abbiamo sbloccato la tuta alare e il drone. Invece adesso sblocchiamo il mech. Addirittura sono sempre cose robotiche, diciamo. E poi anche alcune armi che ci interessano alla fine. Allora, ormai ora Diravello è morto, Eden Callaghan l'abbiamo sistemata. L'unico problema rimane la mano nera, ragazzi. Sono sempre loro, quelli che stiamo sconfiggendo di volta in volta. Allora, fatemi controllare qui sta roba. Già arriviamo distruggendo tutto, raga. Dimmi che ci sono i mech o non ci sono. Possiamo sempre fare così come facevamo alla vecchia maniera, ragazzi. Oppure apriamo l'armeria, semplicemente. Buttiamo semplicemente una granata qui e scappiamo via. Ok, telecamere di sorveglianza, abbiamo fatto. Sì, ha funzionato, ok. Ok, ragazzi, scappiamo via un po'. Scappiamo via, raga, perché qua ci stanno massacrando. Sono davvero davvero forti, raga, inutile che vi mento, possiamo essere forti quanto vogliamo, ma i nemici li fanno sempre più forti ogni volta. Ok, allontaniamoci un attimo. Io vorrei utilizzare il mech, raga. Ora vediamo come fare. Possiamo utilizzare tante tante armi, veramente. Questo gioco sta diventando pazzesco. Mech, io qui non ne vedo, ragazzi, sinceramente. Apriamo le armerie già. Abbiamo il guardiano addirittura. Raga, noi possiamo fare semplicemente una cosa. Prendere un lancio ribelle e farci portare il mech, quello col cannone automatico, non quello con lo spaccabarium, perché a quanto pare ce ne sono due tipi. Lanciamo il segnalatore qui, ce ne andiamo a fare un giro intanto che ci muoviamo un po' in questa maniera, così intanto arriva il jet, dovrebbe arrivare tra un po', non lo so. Ho usato l'arma sbagliata, ok. Me l'ha portato, ragazzi, me l'ha portato il mech. Ok, benissimo. Dai, prendilo, veloce, veloce. No, ne sta arrivando un altro. Ok, raga, dobbiamo distruggerlo. Merda, che cazzo è sta merda? Allora, raga, distruggiamo tutto, spazziamo via tutto. Con questo dovremmo essere minimo, minimo, ragazzi, invincibili. Guardiano, l'abbiamo ucciso. Spazziamo via tutti i nemici da qui, se c'è qualcosa, se non c'è niente, non c'è niente. Spaziamo via tutto così. Oh, bellissimo, raga, bellissimo. So che quando ci sono troppi nemici, sto gioco tende a perdere fotogrammi, ragazzi. Il frame rate cala un casino, quello mi dispiace solamente. Allora, ce l'abbiamo ancora da distruggere, fatemi capire. Con la mappa, ragazzi, non si capisce nulla. Ah, a parte i prigionieri che sono davanti a me, liberiamo i prigionieri un attimo. Tanto un tasto solamente dobbiamo pigiare, ragazzi. Uno. Poi un altro qui, perfetto. Vediamo, vediamo. Ah, ok, un altro qui. Stiamo liberando tutti i prigionieri. Ok. Perfetto. Ma rimane un'altra cosa che mi sfugge. Dov'è, dov'è? Ah, ecco, quello lì. Fatto, ragazzi. Difendi il fortino. Questa cosa non mi era mai successa, ragazzi. Di difendere, cioè, mai in Just Cause abbiamo difeso qualcosa. Comunque, vabbè, non ci sono problemi. Oh, tanto facciamo scoppiare in questa maniera. Col grip. Con il grip non li facciamo andare da nessuna parte.
distruggiamo tutto quello che incontriamo. Dobbiamo quindi difendere tutto il fortino, ok. Possiamo togliere i cadaveri davanti al cazzo, ragazzi, intanto. Ambiente nocivo, in che senso? Oddio, no, 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 chi è che mi sta sparando? Chi mi sta sparando? Chi è che mi sta sparando? Non lo riesco a vedere. Ah, ecco, raga. Stanno arrivando i paracadutisti. No, 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 no. Vediamo se funziona anche con loro, sta roba. C'è il... tipo il greco, questo qui. Possiamo utilizzare anche l'arma, comunque. Uno è caduto, ok, l'altro è morto, raga. Oddio, adesso anche i droni si mettono. Ok, raga, stiamo difendendo il fortino, spero di farcela. Dove sono? Dove sono i droni? Che raga, dobbiamo ucciderli tutti praticamente, questi droni qui. E vabbè. No, 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 non mi sparare. Non dobbiamo mai stare nel cerchio rosso, ragazzi. Sennò qua ci distruggono tutto. Ok. No, di qua stanno arrivando i carri armati, raga. Carri armati neri addirittura. Sono i carri armati che c'aveva di Ravello, però sono neri. Dov'è? Dov'è? Dove sono i nemici? Dove sono i nemici? Non si capisce niente, raga. Fammi vedere, fammi vedere. Ah, no, 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 eccolo qua. Ok, raga, c'erano gli elicotteri, ci sono i droni. Difendi il fortino, raga, manca pochissimo. Tieni il fortino, ragazzi, l'abbiamo fatto. Ok, vediamo, si ferma tutto, come sempre. 4 su 5 insediamenti liberati, continua. Raga, dobbiamo farne un altro, dobbiamo farne almeno un altro e concludere. Allora, facciamo così, usiamo la tuta alare, semplicemente. Partiamo verso l'alto. Tanto ragazzi, le dobbiamo conquistare tutte perché non possiamo sbloccare altrimenti la missione, inutile. Siccome non sono tantissime da conquistare, le registro, se no le avrei saltate tutte. Ok, abbiamo questi qui, ragazzi, i paleolici della Eden Corporation, tutti distrutti. Oddio, che diavolo è? Ah, questa è una semplice base, non c'è nulla da conquistare, ben ragazzi, fatto. Qui. Ci siamo quasi. Però ragazzi, c'è qualcos'altro forse, fammi vedere. Fammi vedere, forse qui c'è qualcos'altro. È il momento di fuggire dall'isola. Non finché non avremo stanato la mano. Vediamo un po', forse mi sto sbagliando. Lì ci sono delle antenne, però non so se è quella la base. Credo sia forse un'altra, ragazzi. Non so quanto durerà questo episodio. Comunque buttiamoci che dobbiamo conquistare tutte queste basi qui. Assolutamente. Allora. Ancora sti droni per avanti. Quindi distruggiamo questi droni, raga, sempre in giro stanno, sempre a seguire a noi. Da dove passiamo noi, come dire. Ah, ecco qua la base, ragazzi, l'ho trovata. E siamo morti, ragazzi, felicemente, credo, sì, siamo morti. Non per colpa mia, ma perché ci ha lanciato un missile in pieno volto, in pieno viso, purtroppo, ragazzi, non è facile. Stavo cercando di schivare, ma quando i fotogrammi cedono, c'è nulla da fare. E vabbè, tanto questo gioco, raga, non conta neanche le morti, quindi anche se moriamo non succede nulla. Non ho mai detto di essere un pro nei giochi, voglio dire. Si può anche morire. Ok, allora. Aspettiamo il caricamento, raga. Ok, ci siamo. Allora, vediamo un po'. Raga, dovevamo andare qui. Era giusto quello che stavo facendo. E mi hanno interrotto. Odio quando mi interrompono. Stupidi droni. Dobbiamo tornare ogni volta lì, perdiamo tempo. Ecco, già mi iniziano a seguire, mi sparano, guardate. Perché non balliamo? Dai, sono pochi metri, meno male che sono pochi metri, ragazzi. E forse questo episodio potrebbe durare di più, non lo so. Localizzare immediatamente il ribelle. Ok, un traliccio di sorveglianza, ragazzi, è andato. Ok, qui veramente ragazzi ci servirà Big Mac. Perché è veramente un casino. E siamo morti di nuovo. Vedete, non si può, ragazzi. È difficilissimo.
Voi non ci credete, è difficilissimo, pur che ti sposti velocemente, cioè, a livelli incredibili è difficile. Ecco perché proprio in questa DLC, ragazzi, dobbiamo usare assolutamente il Mac, però il problema è che non riusciamo neanche ad arrivare dentro la base, è scomodissimo. Vediamo un po'. Ogni volta il caricamento, cioè ogni volta che muore deve caricare, che palle. Ok ragazzi, credo sia un robot quello, sì, il robot quello. Ok, credo sia esploso, non lo so ragazzi, spero. Questo qui è il robot. Però se io ci salgo sopra, vedete, impazzisce ragazzi, è impazzito. Ok. Ok, esploso. Sì, ragazzi, esploso. Ok, andiamocene via. Poi ci sarà la bomba atomica. Ecco, lo sapevo. Allora, raga, manca pochissimo. Assalto dell'alveare, qual è la missione che dobbiamo sbloccare, però. Manca il... Ah, no, manca solo il traliccio, ragazzi. Cioè, per fare sta missione, cioè conquistare sta roba, siamo morti due volte, cioè, ma non perché, perché c'erano due robot difficilissimi da uccidere. Ecco, poi ci sono gli alberi che si mettono di conto proprio, però non siamo morti adesso. Meno male, ragazzi. Allora, facciamo una bella cosa. Allora, proviamo a mettere uno di questo. E niente ragazzi, non so proprio dove devo distruggere, forse sopra. No, adesso basta, adesso si utilizza la tuta alare che dico io e basta. Allora. Oh, devo sparare un altro pochino. Quindi ragazzi, ci siamo. Guardiamo insieme. Ok, Rico ancora rimane in aria, si ferma tutto. Oh, 5 su 5, insediamenti liberati. Non stavo aspettando altro, sinceramente. Continuo. 1 su 4 province liberate. La mano nera ha perso il controllo di questa regione. Quindi la mano nera, vedete ragazzi, non è più di Ravello. Ok, quindi questa è ufficialmente nostra, ragazzi. Però la missione, come potete vedere, non si è ancora sbloccata. È proprio grigia. Vedete, non si può avviare. Sbloccabile alla liberazione di Nebbio Nord. Vedete ragazzi? Sì. Dobbiamo conquistarne. Questa, noi abbiamo conquistato la più grande. Poi ci saranno queste qui che saranno molto più pecche. Tipo una base, un'altra base. E 5 basi, quindi in 3 episodi finiremo tutto. Quindi ragazzi, veramente, io spero che questo video, non so se sia stato lungo ragazzi, non so se sia stato di vostro gradimento, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!